Eccoci qui, buongiorno Candido, vedi che proprio immacolato pare. Allora, guardiamo le stelle di questo weekend. Inizierei a due stelle e adesso vedremo una gambetta girare nervosa con il segno del toro, Allora, stai scalciando, eh? Tra due, come mai? È vero, cioè alti e bassi, secondo me, poi vedete voi. Ma voi del toro, allora, innanzitutto diciamo una cosa importante. Voi spesso partite in quarta per delle questioni di principio, anche generali. Io ho visto tanti toro che spesso si arrabbiano per gli altri o difendono intere categorie se c'è qualcosa che non va. Ecco, allora, evidentemente siete vittime di una piccola ingiustizia. Non vorrei che un cartonato accanto a voi potesse provocare reazioni, diciamo così, strane. Sei proprio circondata, e non ti puoi muovere, vabbè. Quindi capisco perché le due stelle, però andiamo avanti. E ricordiamo tra l'altro che il toro sta per vivere dei momenti molto importanti. Io sto già guardando le stelle di aprile, sembra un mese lontano ma ci siamo quasi. Lo sapete che dal 14 del prossimo mese ci saranno un sacco di pianeti nel segno? Quello sarà il periodo migliore per le trattative, per i cambiamenti. Comunque, non è un oroscopo, no. Solo che in questo weekend potreste sentirvi un pochino agitati. Venere è sempre interessante per i sentimenti, il Sole è sempre interessante per i sentimenti, ma sarete costretti a puntualizzare alcune cose. Due stelle per il segno dei Gemelli. Allora, innanzitutto bisogna dire che questo fine settimana inizia con una luna un po' strana. Quindi ho già detto ieri che alcuni gemelli potevano perdere le staffe, la pazienza, chissà che non sia già capitato, chissà che magari abbiate perso del tempo, dovete recuperarne tanto di tempo, ma proprio tanto. Beh, devo dire un po' tutti dall'anno scorso. Ma i gemelli in particolare, che non stanno mai fermi, in questo periodo avrebbero davvero bisogno di correre e andare lontano. Siccome siamo un po' confinati nella realtà di tutti i giorni, si può correre con la fantasia, con i progetti. Voi sapete che i gemelli spesso scrivono, inventano, danno spazio alla genialità che è tipica dei segni di aria. Ogni tanto però è anche vero che ci sono dei momenti di disagio, soprattutto se non avete certezza per quanto riguarda la parte centrale dell'anno, per accordi e contratti. Tre stelle per la Vergine, si parte con una luna un po' strana, ma non è che lavora troppo, professore, poi fine settimana va un po' giù di corda, spero di no. No, va bene. Perché è un lavoro piacevole. È appunto, piace, mi piace fare queste cose. Lo so. Però la mente si stressa. E allora, mentre domenica mi sembra una giornata piuttosto interessante per i rapporti e per tutto, probabilmente tra oggi e domani sentirete che un po' di tensione c'è. Non vi dimenticate dell'amore con Sole e Venere in opposizione. Anche chi lavora con il partner. Sapete che a volte i Vergine fanno delle vere e proprie società per azioni con il partner. Non sempre, ma capita. Beh, storica la coppia Mondaini e Vianello, no? Era un po' una SPA da questo punto di vista. L'amore per loro era anche fonte di lavoro, perché insomma hanno raccontato la loro vita negli sketch. Ma capita spesso, Vergine e Toro cercano sempre magari di fare delle cose insieme, ma anche in generale la Vergine con il Capricorno e altri segni. In generale, appunto, la Vergine vuole condividere con il partner, se può, questioni di lavoro, pratiche e altro. Se questo è successo, è probabile che ci siano state delle divergenze, delle discussioni e bisogna recuperare. Tre stelle anche per il segno del Sagittario. Quindi io chiaramente nel weekend do una valutazione un po' generica, perché ad onor del vero dovrei dire che la domenica è molto interessante per voi, ma oggi e domani c'è qualcosa di strano. Forse dovete voi giustificarvi di qualcosa o siete un po' lontani dal partner. Se dovete chiarire qualcosa in famiglia, vi raccomando proprio la giornata di domenica. Quattro stelle per il segno dell'Ariete. Ieri ho fatto quell'esempio che vi è piaciuto, cioè del cellulare, dello smartphone che mettiamo in ricarica ma che non finisce mai di caricare perché in continuazione lo utilizziamo, perché ci chiamano, perché chiamiamo noi, e allora la batteria non è mai carica. Cosa significa questo? Che anche voi in questi giorni siete talmente pieni di cose da fare che anche se ogni tanto dite mi voglio rilassare, mi voglio ricaricare, voglio riposare, e siete tirati per la giacchetta da qualcuno, o magari ci sono delle persone che in qualche modo vogliono avere la vostra presenza, chiedono il vostro aiuto e non c'è mai pace. Questo è un weekend però che finisce bene, visto che la luna tra l'altro finirà nel vostro segno. Quattro stelle per il segno del Cancro. Qui bisogna capire che cosa volete fare della vostra vita, perché per il lavoro ne riparliamo a maggio,
Esatto, maggio e giugno. Ma i cancri sono belli dentro, quindi si può fare qualsiasi cosa. In realtà vi suggerirei però di mettere da parte tutte le questioni di carattere pratico e di occuparvi di sentimenti, perché anche quando volete fare i duri non ci riuscite, avete bisogno di emozioni. I cancro possono diventare, l'ho detto anche in altre occasioni, un po' polemici, un po' nervosi quando non si sentono amati o al centro dell'attenzione. Ricordiamo che questo è un segno che sa amare bene. Chi vuole provare un'esperienza d'amore magari molto particolare, bella, emozionante e a volte talmente tanto passionale da far soffrire, deve rivolgersi prima o poi ad un segno di acqua. Ecco, voi siete in qualche modo anche insegnanti da questo punto di vista. A proposito di segni d'acqua, Scorpione, 4 stelle anche per voi. Anche voi siete dei grandi amanti. Certo, con voi bisogna stare un pochino attenti, perché una parola è poca e due sono troppe. A volte vi arrabbiate un pochino, in maniera esagerata, per delle cose che vi dicono. Non prendete tutto troppo di petto. Venerdì, sabato, giornate buone. Domenica, direi, sottotono, comunque tranquilla. L'acquario. L'acquario finalmente riesce a convogliare delle energie positive, delle idee buone in vista del prossimi mesi, quindi non c'è più quello stato di agitazione che abbiamo visto agli inizi dell'anno. Chiaro che le risorse economiche non sono molte, che ci sono dei problemi da superare da questo punto di vista. Fosse per voi, magari adesso acquistereste una casa che magari non potete permettervi, o magari ancora fareste un lavoro che comporta degli investimenti che per ora non si possono fare. Sono questi i limiti, però non c'è il limite all'amore, che può tornare anche domenica. 5 stelle per il Leone. Domenica, mi piace la giornata di domenica, prenotatela, cercate di incontrare il partner. Ricordate tra l'altro che avete tante cose da superare, il famoso febbraio un po' strano, se avete vissuto una discussione, avete vissuto un po' troppo anche al cardiopalma gli ultimi giorni, buono il recupero di domenica per le relazioni. La Bilancia. A parte domenica, questo weekend funziona. Funziona anche se ci sono da ridiscutere tante cose a livello di accordi, di contratti, ma io penso che tanti bilancia cadranno in piedi. E lo dico a ragion veduta, perché avere Giove e Saturno dalla vostra parte è emozionante e funziona. Poi naturalmente dipende anche un pochino dall'ascendente, chi ha un ascendente in segni di terra potrebbe addirittura guadagnare di più, ecco, faccio un esempio, altri semplicemente vorranno spostarsi, cambiare ruolo, rotta, ci sono tante cose da rivedere. Sabato, venerdì, le giornate in più interessanti. Cari Capricorno, è importante giocarvi queste 5 stelle al meglio, siete essenziali nell'organizzazione di un lavoro, nell'organizzazione della famiglia, e proprio per questo motivo un pochino affaticati. Ora però non date spazio a malinconie, perché proprio voi volete sentirvi al centro dell'attenzione, anche perché ritenete che come gestite le cose voi nessuno lo possa fare, e quindi se poi tutti si rivolgono a voi e siete carichi di responsabilità, non dico che non dovete lagnarvi, però dovete aspettarvelo. Buona la giornata di venerdì, di oggi, di sabato, un po' strana quella di domenica. Il segno dei Pesci. Questa luna ispira bene, vi regala più sensazioni positive. Questo vi libera da tante angosce. È chiaro che non tutti hanno lo stesso destino, non tutti hanno avuto grossi problemi in amore, ma quelli che hanno vissuto un inizio di anno pesante, adesso si liberano di tante tensioni. Ricordate, ve l'ho detto anche qualche giorno fa, in amore vince chi fugge, quindi non prostratevi ai piedi di chi magari in questo momento non vi desidera e cercate invece di farvi valere. Le emozioni che contano possono nascere e rinascere tra oggi e domani in particolare. Vi abbraccio a lunedì per quanto riguarda l'oroscopo e a